Ciao amici! Dall'incredibile scontro tra titani africani, il bufalo e il rinoceronte, all'incredibile rissa tra due gorilla dal dorso argentato allo zoo di Omaha, ecco i 10 combattimenti più estremi di animali. Dai, si inizia! L'orso polare è uno dei più grandi e dei più potenti carnivori terrestri e nel cerchio polare artico è proprio lui il predatore alfa, con una dimensione che può facilmente raggiungere i 3 metri. Per un peso che va fino a una tonnellata, si capisce presto perché sia lui il vero re del ghiacciaio, ma bisogna dire che talvolta anche il più forte degli orsi polari può trovarsi davanti a un avversario formidabile. Ad esempio, guarda quest'orso scatenato che ha deciso di avvicinarsi un po' troppo a una casa nell'isola di Open in Norvegia, credendo di trovare qualcosa da mangiare, l'orso polare ha dovuto ricredersi quando si è trovato faccia a faccia con un buon vecchio cane da slitta. E nonostante la sua sagoma imponente e le sue pesanti zampe muscolose, l'orso non ha potuto fare nulla per evitare di farsi mordere sul muso dal fedele husky. Fulminato dalla velocità dell'attacco e dal dolore del morso, l'orso affamato ha dovuto effettuare una ritirata strategica, col rischio di farsi umiliare dal cane coraggioso, tanto più che quest'ultimo era legato. L'iguana marina è un sauro che non teme affatto i predatori, a causa della sua pelle molto coriacea e dei numerosi aculei con le corna che cospargono il suo dorso e la sua testa. La sua dimensione, che può superare il 1,70 m, le conferisce anche una protezione supplementare, nell'ambiente ostile di queste isole vergini e selvagge del Pacifico. Ma se l'iguana adulto è quasi completamente invincibile, la situazione è completamente diversa per i poveri piccoli rettili che sono appena emersi dalle loro uova. Misurando solo qualche centimetro e sprovvisti di carapaci a corna, questi cuccioli iguana sono completamente alla mercé dei numerosi predatori disseminati nelle spiagge delle isole Galapagos. I giovani, che sono appena nati, devono infatti seguire un vero percorso ad ostacoli per tentare di farsi strada verso la salvezza, evitando di farsi afferrare da uccelli o peggio, da Pseudalosophis biserialis, i terribili serpenti delle Galapagos. Questi ultimi pullulano sulle spiagge di queste isole vergini, vedendo con avidità la schiusa delle uova di iguana di cui vanno pazzi. Per fortuna le piccole iguana sono molto veloci e molto vivaci alla nascita, cosa che consente loro, il più delle volte, di scappare velocemente e disseminare i loro inseguitori. Questa giovane iguana del video avrà quindi l'opportunità di crescere e di mettere su la propria famiglia, portando così avanti il ciclo sacro della vita. Conosci sicuramente il famoso scontro tra titani? Allora ecco la sua versione africana e che viene direttamente dalle terre inondate dal sole della savana. Si tratta di un duello epico tra due dei più grandi e dei più pericolosi animali dell'Africa, il grande bufalo africano e il rinoceronte bianco. Come puoi vedere su queste immagini terribili, il combattimento non è molto equilibrato a livello di peso. La bilancia pende piuttosto dalla parte dell'enorme rinoceronte. Infatti, con i suoi 4 metri di lunghezza e la sua massa di 3 tonnellate, il rinoceronte bianco supera di gran lunga il suo avversario, il quale non pesa più di una tonnellata. Inoltre, la pelle del rinoceronte è dura e resistente quanto il Kevlar, cosa che gli conferisce una certa protezione contro le corna del bufalo, che lo preoccupano non più di una spina di rosa. Invece il bufalo non saprebbe resistere all'enorme corno sul naso del rinoceronte, il quale gli trafiggerebbe il corpo più volte, ferendolo mortalmente. Come vedi, il bufalo è dannatamente malmenato e nonostante il rinforzo dei suoi consimili, il povero ruminante non sfugge al suo destino terribile. Secondo te, qual è l'animale più combattivo e più feroce della savana africana? Sarebbe il leone, re immutabile e insuperabile degli animali? O forse si tratta del leopardo, questo cacciatore temibile che non manca mai il suo colpo? Beh, non è né l'uno né l'altro, perché il più feroce degli animali della savana e quello più bellicoso tra loro non è altro che il tasso del miele, questo piccolo tasso che sembra tuttavia completamente inoffensivo. Questa sequenza, registrata da turisti durante un safari, ti dimostra così quanto il tasso del miele possa mostrarsi tenace anche davanti a degli avversari molto più grandi e più pericolosi di lui. La scena, completamente surreale, ci mostra innanzitutto il combattimento feroce tra un tasso del miele e un pitone molto grande, visto che li scopriamo abbracciati in un abbraccio della morte fin dai primi secondi di questo video. Questa lotta per la vita e la morte viene allora interrotta da uno sciacallo curioso, il quale ha visto in quel combattimento la possibilità di riempirsi la pancia al minor prezzo. Quindi il canide proverà ad intromettersi su ciò che non gli riguarda
guarda e inizierà a curiosare un po' con il suo muso. Nulla di più sbagliato, perché questo sciacallo non sa quanto i tassi del miele siano aggressivi quando si tratta di difendere le loro prede. Il combattivo piccolo mammifero ha quindi dovuto lottare su due fronti: da un lato il pitone che non voleva proprio lasciarsi fare, e dall'altro lo sciacallo affamato che viene presto raggiunto da uno dei suoi compari. Alla fine il tasso del miele darà il colpo di grazia al pitone pericoloso, poi trascinerà serenamente la sua carcassa verso la sua tana, facendo al contempo fuggire a più riprese i due sciacalli. E nonostante qualche piccola spavalderia, questi ultimi non hanno davvero osato rispondere, temendo senza dubbio un morso di questo animale terribile. Quindi il piccolo tasso che tutti prendono in giro ha dimostrato un'altra volta che è proprio lui il più tosto degli animali della savana. Se pensavi che il tuo gatto da compagnia fosse un pochino selvatico tutto sommato e che alla fine non riuscirai mai ad addomesticarlo completamente, non hai ancora visto nulla. Ecco un gatto delle sabbie, o gatto del deserto se preferisci, e possiamo dirti che sia davvero il più feroce dei gatti. Questo gatto selvatico vive prevalentemente nei posti più desertici del pianeta e ha quindi dovuto sviluppare un istinto di sopravvivenza estremamente sviluppato. Infatti il cibo è talmente raro nel deserto che non esita ad andare a caccia delle prede letteralmente mortali, come quella ceraste cornuta pericolosa, la quale è una di quelle più velenose del mondo. Ma come vedi, ci vuole molto di più per spaventare il nostro gattone, il quale non si lascia assolutamente impressionare dalla vipera. Con le sue zampe pesanti, muscolose e con l'aiuto dei suoi artigli taglienti come lame di rasoio, il potente piccolo felino del deserto stordisce la vipera e le causa ferite mortali. E come puoi vedere, quando quest'ultima tenta di morderlo con i suoi ganci pieni di veleno, il gatto schiva i suoi attacchi con un'agilità e una flessibilità sconcertanti. E prima il dovere, poi il piacere, perché quando darà il colpo di grazia al serpente, il gatto potrà deliziarsi della sua carne. Quindi capisci perché non potrai mai addomesticare un animale del genere, perché non sarà con crocchette per gatti che lo convincerai. L'istinto materno negli animali selvatici non è sicuramente una cosa da prendere alla leggera, perché una madre è spesso disposta a tutto per la salvaguardia dei suoi figli, come questa mamma orso labiato, la quale difende coraggiosamente il suo cucciolo contro una tigre del Bengala di oltre 200 kg. Questa scena, registrata nel Parco Nazionale di Tadoba in India, ci mostra infatti il combattimento feroce di una madre che protegge il suo orsetto contro l'attacco del potente felino affamato. Benché faccia solo la metà del suo peso, la mamma orso non esita ad attaccare la tigre ripetutamente, fino a respingerla verso uno specchio d'acqua in cui andrà a rifugiarsi completamente senza fiato e sfinita da quella battaglia aspra. Perché anche con la sua muscolatura potente e le sue terribili zanne, la tigre è stata letteralmente sopraffatta dalla furia furiosa della mamma orso, sapendo che rischiava proprio di lasciarci le penne o piuttosto qualche ciuffo di peli in quello scontro che non era visibilmente a suo vantaggio, la tigre ha quindi preferito abbandonare il combattimento. Le MMA sono diventate uno sport così popolare che persino gli animali selvatici hanno iniziato a praticarla, non ci credi? Allora guarda questa sequenza che viene direttamente dal recinto per gorilla dello zoo di Omaha negli Stati Uniti. Non ci sono sicuramente ottagoni in questo video, ma puoi comunque osservare due combattenti fieri, pronti per la sfida. Dopo qualche battito di petto alla King Kong, i due gorilla dal dorso argentato verranno quindi alle mani, offrendo ai visitatori dello zoo un vero spettacolo degno della UFC, perché nonostante la loro muscolatura imponente, i due primati enormi rimangono molto agili e veloci e la loro tecnica di combattimento è perlomeno spettacolare. E svelando i loro talenti in jiu-jitsu brasiliano, ecco che i due gorilla provano a portare il combattimento a terra. Uno di loro prova persino a placcare l'altro, afferrandolo dai piedi. Ecco uno dei combattimenti più feroci e più spietati che ti verrà mai concesso di vedere nel regno animale. Questa sequenza epica, immortalata in una foresta finlandese, ci mostra infatti il duello selvaggio di due orsi bruni adulti, i quali dovranno lottare fino alla fine per i loro territori. Lo scontro dei due plantigradi inizia innanzitutto con grugniti minacciosi e movimenti della testa prima che vengano finalmente alle zampe. Queste due palle di muscoli e di peli si dedicheranno a una lotta accanita, utilizzando tutta la forza delle loro zampe pesanti con gli artigli taglienti, facilmente in grado di squartare un camion. La ferocia del combattimento è palpabile, ma gli avversari sono ad armi pari ed entrambi sono estremamente motivati per la vittoria. Capendo alla fine che questo scontro rischiava di protrarsi all'infinito a causa della forza e della resistenza di entrambi, i due orsi decidono di interromperlo e andarsene, ognuno per la sua strada.
Solitamente i leoni non affrontano i più grandi mammiferi della savana come gli ippopotami, i rinoceronti o gli elefanti. Infatti il loro istinto di sopravvivenza, sviluppato, li incita ad andare a caccia di prede più facili e soprattutto molto meno pericolose. Ma sembrerebbe proprio che queste quattro leonesse intrepide non conoscano questa regola o che siano molto semplicemente affamate a tal punto da dimenticarne il pericolo. Infatti il quartetto di cacciatrici della savana ha preso di mira un grande ippopotamo di oltre 4 tonnellate, il quale si è allontanato un po' troppo dal suo stagno. Bisogna dire che 4.000 kg di carne fresca è una tentazione troppo grande per queste leonesse, soprattutto in questo periodo di penuria di cibo. Invece, il fatto di affrontare un animale che ha zanne di oltre 60 cm e un muso largo che può aprirsi fino a 180 gradi non è per forza un'ottima idea. E infatti, nonostante tutta la forza e la coordinazione delle quattro leonesse, l'ippopotamo riesce a fuggire deplorando appena qualche graffio. Ed è tutto per oggi. Quale di questi 10 combattimenti feroci di animali ti ha impressionato di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!